Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua nel mio salotto. Come vedete, ho il joystick della mia PlayStation perché vi spiegherò brevemente come fare a giocare in due a Fortnite sulla stessa console. Per chi non lo sapesse, con l'ultimo aggiornamento Epic Games ha introdotto appunto la possibilità di giocare a schermo condiviso e oggi vi spiego come si fa perché non è semplicissimo. Magari è semplice, ma ci sono delle premesse che vanno sapute prima di poter giocare, se no non funziona. Per prima cosa accendete la vostra PS4 e vi recate sul menu principale appunto. Prima di aprire il gioco dovete connettere il secondo controller, quindi il primo controller già connesso ovviamente appena fate l'accesso alla vostra PS4. Quindi premete il tasto PS, connettete il secondo controller, inizierà a lampeggiare e la vostra PS4 vi chiederà a quale account volete connetterlo. Io qua ne ho già salvato uno, che è il mio secondo account della PlayStation, però se volete appunto giocare in due a Fortnite ci deve essere per forza un altro account, quindi o createne un altro e poi lo collegate a Fortnite, oppure se è di un vostro amico, il vostro amico appunto deve avere un account di Epic Games connesso alla PlayStation, quindi o è già uno che ce l'ha, che gioca a Fortnite appunto da console, oppure se gioca da computer deve collegare l'account di Fortnite a quello della PlayStation. Comunque sia, dovete avere un account per forza per giocare in due a Fortnite, perché sennò non vi fa giocare. Quindi se voi accedete come guest, quindi come ospite, non sarà possibile utilizzare la modalità schermo condiviso. Quindi accediamo con il secondo account, che sia quello di un vostro amico, che sia il vostro, come ho fatto io, che l'ho creato così, appunto per giocare con tutti, anche se non hanno un account. Dopodiché possiamo avviare il nostro caro Fortnite e aspettiamo che si avvii. Eccoci qua, andiamo su Battaglia Reale. Ovviamente la stessa cosa funziona anche con Salva il Mondo. Se voi lo avete, potete usare appunto il secondo controller anche lì, quindi usare lo schermo condiviso anche per Salva il Mondo. Eccoci qua, questa è la schermata appunto che vi dirà che è stato introdotto lo schermo condiviso e finalmente funziona bene. I primi giorni che era uscito funzionava veramente male, c'erano dei bug assurdi e non si riusciva veramente a giocare. A questo punto, una volta entrati nella lobby anche in singolo, potrete notare che nella parte bassa dell'inquadratura c'è scritto X Player 2 accedi, tieni premuto. Quindi noi prendiamo il secondo joystick, quello che avete collegato al secondo account, teniamo premuto X e magicamente si aprirà un'altra finestrina, diciamo con un bordo nero al lato, con scritto giocatore 2 e questo sarà l'accesso come se foste su un'altra console del vostro giocatore 2. E voilà! Come vedrete, adesso siamo in due in lobby. Sono io, Dax Berti, con il mio account della Play, e Davide Berti, che semplicemente è il mio secondo account. A questo punto, praticamente abbiamo due sessioni di gioco sdoppiate. Quindi io posso, diciamo, pilotare la mia sessione con il joystick 1, ma se noi prendiamo il secondo joystick, quindi il secondo giocatore può banalmente tenere premuto X e si può muovere tranquillamente nel proprio menu in questo modo. Quindi può cambiare skin, può cambiare picconi, tutto quello che vi pare. Io sul secondo account non ho il pass battaglia, ma chi ce l'ha appunto può fare anche tutte le missioni tranquillamente come se stesse giocando a casa per conto suo. Per avviare la partita, ovviamente il giocatore 1 deve tenere pigiato, quindi ritorniamo alla lobby e poi banalmente premiamo pronto e senza premere altro, praticamente tutti e due i giocatori diventeranno pronti, quindi inizierà in automatico la partita. La cosa molto ganza che hanno messo con lo schermo condiviso è che il giocatore 1, quindi il leader dello skydive, come è scritto lì, può scegliere il punto sulla mappa, quindi normalmente dove vogliamo andare, ad esempio sull'isola centrale. Io premo X, senza che il giocatore 2 faccia niente, viene in automatico collegato al giocatore 1. Quindi io sto decidendo in questo momento, sono diciamo incollato al secondo giocatore, quindi il secondo giocatore può venire con me, come potete vedere. Una volta poi aperto il paracadute, ovviamente ogni giocatore va per i cavoli sua. Comunque, ecco qua ragazzi, queste sono le due schermate, che ora è un po' casino giocare in due da solo, ma comunque sia, funziona tutto bene, come potete vedere.
È una cosa secondo me molto utile per quando siete insieme con gli amici, volete passare un po' di tempo, fare due risate, perché comunque Fortnite è un gioco secondo me molto valido e in questo modo comunque possiamo giocarci insieme anche in due, comunque sullo stesso divano per fare due risate. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ricordatevi di mettere un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale con la campanellina per non perdervi nessun altro video. Qua da Davide è tutto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Ciao!